Benamodari, sono Abe, benvenuti in questo nuovo Spotlight. Oggi parliamo di nuovo della Twilight Forest, una mod che mi avete richiesto in tanti e che ho deciso di fare perché guardate cosa aggiunge, cioè è una cosa veramente epica. Aggiunge questo bioma, questo nuovo mondo chiamato appunto Twilight Forest con nuovi oggetti, quindi blocchi, minerali e così via, nuovi mostri, nuove armature, nuovi, diciamo di tutto, delle strutture veramente molto belle e obsolete perché diciamo alcune non hanno una forma, alcune sono distrutte e così via ed è una mod veramente innovativa. Inoltre troviamo questi labirinti, guardate, questi labirinti dove all'interno troviamo queste casse, come avete visto là, e all'interno troviamo dei, diciamo, delle sorprese, degli oggetti che sono rari da trovare, oppure anche a volte possiamo trovare degli oggetti che sono facili da trovare e li hanno messi lì, non so, per puro scherzo e così via. Però per prendere gli oggetti dobbiamo uccidere questi mostri, come vedete in questo caso questo ragno. E, inoltre, camminando per il mondo, possiamo trovare delle strutture distrutte, dei villaggi oppure questi alberi giganti, abnormi. Guardate quanto sono grandi. All'interno potremmo costruirci una casa, perché guardate quanto è grande. Poi troviamo anche alberi piccoli o alberi... Guardate quanto è grande questo, si stava caricando. Poi troviamo dungeon, sempre quelli normali, o anche dungeon, diciamo, dungeon diversi dal normale, questi cavù, questi così giganti. Poi troviamo nuovi mob, come in questo caso, nuovi animali, nuovi personaggi, sì. Poi guardate, qui trovate anche degli animali un po' strani. Poi troviamo delle lucciole, troviamo, sì, tantissime cose nuove. Inoltre troviamo anche delle, diciamo, delle armature nuove, come in questo caso sto indossando un'armatura e oltre a questo possiamo trovare tutti questi oggetti in un menu a parte nell'inventario, il che ci facilita il tutto e possiamo trovare questi blocchi, guardate anche blocchi movimento come esempio le piante, poi possiamo trovare le armature, gli egg ovvero le uova per farle spawnare. E così via, sì, possiamo trovare le lucciole che possiamo lanciare e così via. Ora vi faccio vedere come si crea il portale per tornare a casa. Vi faccio vedere tutto. Allora, dovete prendere, mi manca il diamante, dovete prendere l'acqua, poi dovete prendere i fiori e dovete prendere un diamante. Dovete fare in questo modo. Deve essere, ho sbagliato. Deve essere un territorio di grassi, diciamo, in questo modo, con la dirt. Poi dovete mettere l'acqua in questo modo, quindi deve essere calma. Tutto attorno dovete mettere dei fiori o roba naturale, tipo mushroom, fiori rossi, gialli, come volete. E all'interno ci lanciate un diamante. Poi vi regalerà un achievement quando lo create e quando andate nella Twilight Forest. E basta, sì. E poi potete spostarvi tramite quel portale. Inoltre vi consiglio di scaricarvi anche la Raze Minimap per quando dovete spostarvi, perché trovare il portale è una parola poiché è difficilissimo e basta. Poi troverete anche delle, sì, delle strutture veramente strane che non hanno senso, cioè sono fatte in un modo veramente strano dove all'interno potete trovare tesori e tutte queste robe qui. E secondo me è una mod che dovete installare per forza perché veramente migliora Minecraft, lo rende divertente e aggiunge tantissime cose. Quindi le mod che aggiungono tantissime cose sono di vostro gradimento. E quindi spero che questo video vi piaccia. Iscrivetevi al canale per essere aggiornati sulle mod di questa versione e delle prossime versioni. Mettete mi piace per supportarmi e per farmi capire che il video vi è piaciuto. E grazie comunque per il like. Poi commentate per dirmi qualcosa, per consigliarmi qualche mod e per lasciarmi un feedback. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che i video vi piacciono e niente. Noi ci vediamo al prossimo video e mettete anche mi piace alla pagina Facebook, poiché là vi lascio tantissime news. E noi ci vediamo al prossimo video, l'ho detto 3 volte, noi ci vediamo, bella.